qualità per competere, d'accordo, ma quando vediamo le merci che per credete che il portatile sia un bel plastico, lei sa il plastico, no, no, adesso, che è tutto bello lucido. Adesso, come sapete, le aziende seguono anche, hanno bisogno della qualità dell'infrastruttura, no? Quindi è evidente che migliorando la qualità delle infrastrutture, la piattaforma logistica, il molo, la strada, insomma, migliorando le infrastrutture, la sua potenzialità di offerta può incrociare molto più facilmente la domanda. Fino ad oggi questo era molto più complicato. Continuando a lavorare, continuando a sviluppare gli investimenti, i dragaggi, ripeto, i moli, le banchine, gli investimenti di accoglienza per le crociere al Molo San Cataldo, abbiamo una potenzialità molto maggiore. Ma ci sono dei contatti? Molti contatti, ma adesso... Con gruppi internazionali? Certamente, ma noi abbiamo parlato dei nostri porti, compreso il porto di Taranto, in tutte le nostre missioni, quindi il nostro lavoro, ripeto, è un lavoro per il sistema, quindi è chiaro che adesso confidiamo che alcuni contatti, questo primo bando è andato, non c'erano le caratteristiche di giudicare, contiamo che i contatti che sono in corso possono arrivare alla finalizzazione. Signor Ministro, cosa ne pensa di questo dibattito in corso in Puglia sulla ZES, sulle ZES, sulle zone economiche speciali? Condivido molto quello che ha detto il Presidente Patroni Griffi, le ZES sono un'opportunità, ma devono essere appunto pensate, viste come un'opportunità di sviluppo, e sono un'opportunità di sviluppo, il governo ha voluto promuovere, però non è che si può pensare, come dire, di moltiplicarne 10 in ogni regione, diciamo, no? Ma che siano collegate a delle infrastrutture come i porti, per esempio. Quindi condivido molto quello che ha detto il Presidente. A Taranto si ragiona sull'ipotesi Taranto-Matera, la ritiene? Sì, sono a conoscenza, ovviamente stiamo seguendo tutto questo e mi pare un'ottima idea. Pensiamo che Matera possa arrivare a fare decine di migliaia di visitatori in più nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi stiamo lavorando, come sapete, per tutta la logistica di Matera, dalla 96 alla ferrovia. Mi sembra un'ottima idea. Grazie. Ciao a tutti, arrivederci. Grazie.